Le leggi contro gli ebrei del 1938 furono una ignominia. Le leggi contro gli ebrei del 1938 furono una ignominia. Sono le parole pronunciate dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accanto a Ruth Dureghello. Ruth Dureghello è la presidente della comunità ebraica di Roma e si sono incontrate. Ruth Dureghello e Giorgia Meloni si sono incontrate nella sinagoga di Roma e per la ricorrenza di una grande festività ebraica, la festività delle luci. C'è una bella notizia che è stata pubblicata dalla AGI, Agenzia Giornalistica Italia, e in questa notizia, che io vi metto come link nel riassunto di questo video, Giorgia Meloni e Ruth Dureghello sono una accanto all'altra. E nella ricorrenza di tale festività, che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha pronunciato la frase: le leggi razziali furono una ignominia. Sì, si chiamano leggi razziali, de iure, ma di fatto sono delle leggi anti-ebraiche, perché queste leggi razziali, queste leggi per la protezione della razza emanate nel 1938, di fatto andavano a colpire solo gli ebrei. Quindi io le cito sempre non come leggi razziali o come leggi per la protezione della razza, ma le cito sempre come leggi contro gli ebrei, furono firmate da Benito Mussolini e anche dal re. Anche dal re. Bene, andiamo avanti. Qua vedo nell'immagine Ruth Dureghello e Giorgia Meloni che si stringono le mani e si continua, c'è scritto, dice cose molto interessanti Giorgia Meloni, dice cose molto interessanti, che sia chiaro, ha fatto molto bene, ecco qua, dice: voi siete una parte fondamentale dell'identità italiana. Giorgia Meloni dice a Ruth Dureghello, ma il discorso è erga omnes, Giorgia Meloni dice a Ruth Dureghello: voi siete una parte fondamentale dell'identità italiana. Bene, allora è stato un discorso molto, molto, molto interessante, molto, molto interessante questo di Giorgia Meloni, e la quale ha avuto il coraggio di definire una ignominia e le leggi contro gli ebrei del 1938, capito? E diciamo che con la firma delle leggi contro gli ebrei del 1938, Benito Mussolini ha firmato anche la propria condanna e la condanna del fascismo, perché poi c'è stata l'alleanza con il Terzo Reich. Ma guardate che relativamente al Terzo Reich, io qua vorrei evidenziare che ciò che avvenne nel Terzo Reich con la Shoah, fu la follia collettiva di un grande popolo, il grande popolo tedesco, il grande popolo tedesco. Fu colpito da una follia collettiva, perché
c'è la follia individuale che riguarda un singolo individuo, però può capitare anche che avvenga una follia collettiva che riguardi un intero popolo. E quasi tutto il popolo tedesco fu colto da questa follia, la follia anti-ebraica che portò alla Shoah. E cosa vuol dire Shoah? Cosa vuol dire Shoah? Noi al tempo del fascismo siamo stati corresponsabili della Shoah. Shoah vuol dire 5-6 milioni di ebrei europei portati nei lager, poi nelle camere a casa e poi nei forni crematori. E ciò avvenne non solo in Germania e in Italia, ma avvenne in Francia, in Belgio, in Olanda, in Danimarca, in Polonia, in Ungheria, in Romania, in Russia. E mi si deve perdonare, mentre avveniva la Shoah, in Palestina, mi si perdoni se lo dico, in Palestina, i palestinesi stavano dalla parte di Hitler. Mentre avveniva la Shoah, in Palestina, e i palestinesi stavano dalla parte di Hitler, e queste cose vanno dette, o almeno vanno ricordate. E ci pensa Serafino Massoni a ricordarvi queste cose. E chi è Serafino Massoni? Serafino Massoni è questo signore qua, vedete? Dove c'è Serafino Massoni? Di solito, spesso e volentieri si trova pure la stella di David, l'anello di Re Salomone. E questa è l'ultima opera di Serafino Massoni, un romanzo storico, La cometa dell'imperatore, ambientato tra il 1200 e il 1250 d.C., ai tempi del grande imperatore Federico II di Svevia, imperatore del Sacro Impero Romano-Germanico. E Federico II di Svevia gli voleva tanto bene agli ebrei, tanto bene agli ebrei. Beh, guardate, e io qua mi fermo, e mi ha fatto tanto piacere sapere di quanto ha dichiarato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni relativamente alle leggi anti-ebraiche del 1938, pure infamia. E queste parole sono state pronunciate dalla Presidente Giorgia Meloni e accanto alla Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Brughello, e le due lady si sono abbracciate. Brava Giorgia Meloni. Sì, le leggi anti-ebraiche del 1938 furono una ignominia. Ok, Giorgia Meloni. Ok, Ruth Brughello. A Ruth Brughello, a Giorgia Meloni, a tutte voi, cari amici, tanti cari saluti da la cometa dell'imperatore.